One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentrovati a tutti, se volete un po' di rock and roll rumoroso vi raccontiamo una storia ambientata nel mondo del rock metal. Preparatevi quindi a entrare in un mondo di eccessi, sentimenti forti, passione e adrenalina. Siamo nel mondo di Sound of Metal. Entriamo nella vita da giramondo di una coppia, Ruben e Lou, musicisti metal incasinati e innamorati. Sono perennemente in tour con il loro camper, che è casa e lavoro, poiché all'interno del veicolo hanno anche ricavato uno studio di registrazione. Una sera, poco prima di salire sul palco, Ruben, che di mestiere fa il batterista, avverte un blackout uditivo. All'improvviso non sente più. I conseguenti test medici rivelano che l'udito sta progressivamente deteriorandosi e gli viene prescritto di evitare l'esposizione ai rumori forti. La sua scheda, Ruben. Per quanto riguarda il volume che riesce a sentire, a destra la percentuale è del 28%, mentre a sinistra è del 24%. Che cosa? Non riusciva a sentire dal 70 all'80% delle parole che ho detto. Ok. Non è positivo. Sì, lo capisco. Quindi cosa... che cosa possiamo fare? Come lo recupero? Il musicista ignora deliberatamente i consigli, causando l'ira della fidanzata, che dopo una serie di contrasti dovuti anche alle ristrettezze economiche e alla preoccupazione per la salute di Ruben, il quale oltretutto è un ex tossicodipendente ormai fuori da 4 anni, lo convince a raggiungere una struttura riabilitativa, rurale ed economica. Ruben è sulle prime recalcitrante e fatica ad adattarsi ai metodi e alla nuova prospettiva di vita. Oltretutto l'idea di smettere di esibirsi e di vivere senza la musica lo fa impazzire. In seguito l'uomo, dopo diverse resistenze e soprattutto grazie all'opera di convincimento della ragazza, decide di impegnarsi e di adattarsi a questa nuova realtà. Con il tempo trova il modo di superare le diffidenze e di accettare la sua nuova condizione, grazie alla totale connessione con questa comunità, che gli permette di superare ogni scoglio con molta dolcezza. A un certo punto, a seguito di una serie di eventi rocamboleschi, il batterista riesce a racimolare i soldi per procurarsi gli impianti cocleari che gli permetterebbero di recuperare l'udito. Il finale di questa singolare storia non ve lo riveliamo, ma possiamo dirvi che è piuttosto poetico. Un'altra cosa che però possiamo dirvi è che la tecnica utilizzata per questo film riproduce in qualche misura il disagio provato dal protagonista e restituisce lo stato d'animo di un uomo che si prepara ad affrontare un handicap. Possiamo anche dire che regia e montaggio sonoro sono la parte forte e preponderante del film, che sostanzialmente racconta una storia molto semplice. Infatti, non a caso il montaggio e il sonoro hanno ricevuto un premio Oscar, mentre il film è stato candidato a 8 premi, compresa l'interpretazione del protagonista maschile Riz Ahmed, già visto nella miniserie The Night Of, e Olivia Cooke, vista di recente in House of the Dragon. Sound of Metal è disponibile su Prime Video, Apple TV, Google Play Film, YouTube. Fazzoletti 4 su 5. Un film sulla difficoltà di accettare la perdita e il cambiamento, con una straordinaria interpretazione dei due protagonisti. Buon divertimento e a lunedì! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.